Una rivoluzione paragonabile a quelle della ruota, della scrittura, dell'energia a vapore e dell'elettricità. In un solo anno, ChatGPT ha raggiunto circa 200 milioni di utenti. Ma ancora più incredibile è la storia di chi questa rivoluzione l'ha iniziata. Parliamo del padre di ChatGPT, Sam Altman. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo della storia di Sam Altman, il nuovo grande nome dell'Olimpo della Silicon Valley che nei prossimi anni potrebbe eclissare personalità come Bill Gates, Mark Zuckerberg e perfino Elon Musk. Ma chi è davvero Sam Altman? Da dove è uscito fuori? Altman nasce nel 1985 a Chicago, ma cresce a St. Louis in Missouri. Sì, esistono altre città oltre a New York, a Los Angeles, pensate un po'. Presto si dimostra un bambino molto precoce, impara a usare i linguaggi di programmazione a soli 8 anni, alla stessa età smonta e rimonta il suo Macintosh, solo per capire come funziona. Inoltre, è anche un genio della matematica. Visto il suo grande talento, i genitori decidono di mandare l'adolescente Altman a studiare in una delle migliori scuole degli Stati Uniti, l'Istituto John Burroughs. In un secondo momento lui stesso racconterà che in quel periodo scoprì di essere omosessuale, cosa che segnerà la prima parte della sua vita. In futuro racconterà che al tempo essere gay nel Midwest non era per niente facile, la discriminazione era ancora molto pesante. Un giorno però, con un atto di coraggio che fece molto scalpore, fece coming out di fronte a tutta la scuola durante un'assemblea d'istituto. Da quel momento, nel corso degli studi, farà molto attivismo per promuovere la tolleranza verso l'omosessualità. In particolare, spinse gli insegnanti a dichiarare in modo esplicito che per loro l'omosessualità non era un problema, usando la targhetta Safe Place. Inoltre incoraggia anche gli altri a fare coming out in pubblico. Questi aspetti, che per molti possono sembrare secondari, in realtà denotano quanto Sam Altman già al tempo fosse in grado di coinvolgere gli altri nelle proprie cause. E questo aspetto sarà molto importante anche in futuro. Ottenuto il diploma, si iscrive alla Stanford University, dove studia Computer Science. Dopo soli 2 anni, però, decide di lasciare gli studi senza laurearsi per dedicarsi ad altri progetti. Un altro motivo, racconterà in seguito in maniera un po' più onesta, e che i corsi anche non gli piacevano. Gli sembravano sterili. Dirà in un'intervista che nel periodo al college ha imparato di più giocando a poker che dai corsi. Comunque, dopo aver lasciato il college nel 2005, a meno di 20 anni, fonda la sua prima società. Lo fa per lanciare un'app che sta sviluppando, Loopt. Loopt serviva a condividere in tempo reale la propria posizione con degli amici. Oggi non sembra niente di che, ma al tempo non era una cosa da poco. E qui con Loopt, Altman entra in contatto con la realtà che lo porterà in alto nella Silicon Valley. L'incubatore di startup Y Combinator di Paul Graham e Jessica Livingston, due dei più importanti investitori tech della Silicon Valley, che hanno finanziato le realtà che tutt'oggi conosciamo di più. I due in realtà avevano visto le potenzialità dell'idea di Loopt, ma presto si accorgeranno che queste idee non sono niente rispetto a quelle di Altman stesso. Non esagero. Loopt infatti non andrà benissimo, la tecnologia è molto apprezzata, soprattutto da aziende che vogliono usarla, ma fatica a raccogliere utenti attivi e a guadagnare, tant'è che molti di noi non la conoscevano. Così sia Altman che Y Combinator nel 2012 accettano di vendere Loopt a Green Dot per 43 milioni di dollari, che comunque è un'ottima exit. Nel frattempo però Altman è diventato sempre più importante in Y Combinator. Arrivato più che 19enne come un aspirante startupper nel 2012, è ormai un consigliere fidato di Graham e Livingston. Altman è in grado di capire come pochi altri le reali potenzialità dei progetti per creare nuove tecnologie. Capisce quali startup hanno davvero potenziale e quali no. Nel 2011, già prima di vendere Loopt, era diventato partner di Y Combinator. Gli avevano dato delle quote della società come ricompensa per il suo aiuto e per motivarlo a restare. A soli 25 anni, così, è nel consiglio di amministrazione di una delle più importanti realtà della Silicon Valley. E addirittura nel 2014 Paul Graham stesso gli cederà il ruolo di presidente della società. Visto che ormai ogni decisione passava già per Altman, tanto valeva formalizzarlo. In questa fase quindi Altman diventa uno dei nomi più importanti per chi vuole fare startup in California. Ma la sua storia è solo all'inizio. Come presidente di Y Combinator, Altman si fa conoscere come uno dei migliori al mondo nel capire quali startup sono davvero promettenti. Oltre a Y Combinator, poi, nel 2012, aveva creato già un altro fondo per investire in autonomia, Hydrazine Capital. E tra il suo periodo alla guida di Y Combinator e la gestione di Hydrazine, investirà in circa 1900 progetti. Finanzierà alcune aziende oggi diventate dei giganti, tra cui Airbnb, Reddit e Twitch. In tutto questo, però, non vuole abbandonare la sua passione per computer e nuove tecnologie. Non gli basta
sostenere i progetti altrui. Vuole fare qualcosa di nuovo in prima persona. Soprattutto vuole puntare su quello che già al tempo pensa sia il settore del futuro, l'intelligenza artificiale. Ed è per questo che nel 2015 mette insieme un gruppo di persone incredibili. Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos e altri investitori. E con tutti loro fonda OpenAI. All'inizio però non è nemmeno propriamente un'azienda, è più che altro un progetto di ricerca. Nasce come ente senza scopo di lucro, ma con $1 miliardo come budget di partenza. E con dei finanziatori così potete immaginare la risonanza è totale. A guidare OpenAI nei suoi primi anni saranno proprio Sam Altman e Elon Musk insieme. Al tempo dichiararono che il loro scopo in realtà fosse semplice: creare una tecnologia di intelligenza artificiale aperta a tutti e pensata per il bene collettivo, non per quello di singole aziende. Il loro primo obiettivo quindi non era dare il via alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Per loro questa rivoluzione era inevitabile. Piuttosto volevano evitare che tecnologie tanto vitali restassero in mano solo alle grandi aziende. Al tempo già c'era stato un evento chiave che giustificava questo modo di pensare. Cioè che nel 2014 Google, ovvero il gruppo Alphabet, aveva già acquisito la società DeepMind. DeepMind stava sviluppando tecnologie di intelligenza artificiale tra le più avanzate al mondo. Il timore di Altman e Musk si stava già concretizzando, che l'intelligenza artificiale sarebbe stata rinchiusa per anni sotto brevetto dentro le mura di grandi tech company. Imprese che sarebbero state restie a rendere open source le proprie tecnologie. Le avrebbero tenute in casa. Così da una parte ciò avrebbe dato loro un potere esagerato, dall'altra avrebbe anche limitato la ricerca. Questo è il presupposto di partenza dichiarato di Altman e Musk. Volevano sviluppare le tecnologie in maniera chiara e renderle aperte, prima che una grande azienda fosse riuscita a registrarne il brevetto. E allora gambe e spalla. Dal 2015 OpenAI assume i migliori professionisti e ricercatori nel campo, grazie anche al forte appeal di Musk. Certo, non è facile trovare i profili giusti, bisogna cercare molto tra chi ha avuto la giusta formazione. Ma prima di continuare voglio parlarvi di Univertis, la realtà che ha supportato la creazione di questo video e che si rivolge a chi vuole lavorare nel mondo della finanza. Anche loro si sono accorti di un problema in Italia che ci sta a cuore. Oggi trovare neolaureati con le competenze adatte per il settore è difficile. Gran parte dei giovani si laurea senza aver acquisito competenze ormai fondamentali. E molti master sono spesso teorici, con docenti troppo legati ad un percorso accademico, con poche o nulle esperienze in azienda. Per questo è nata Univertis, la business school pensata per risolvere questo problema. Univertis organizza master con lezioni tenute da professionisti di alcune delle maggiori aziende finanziarie attive in Italia, soprattutto di venture capital e private equity. Le candidature per il prossimo master Univertis saranno aperte fino al 30 aprile 2024. Ma attenzione, per dare a tutti il giusto spazio, il master è a numero chiuso. Quindi se vi interessa, non c'è tempo da perdere. Cliccate sul link in descrizione per avere tutti i dettagli. E ora torniamo alla nostra storia. Torniamo al 2015. Il viaggio di OpenAI ha inizio. La strada fino al debutto di ChatGPT però sarà ancora lunga e piena di ostacoli. Il progetto di OpenAI parte bene. Già nel 2016 viene presentata la prima creazione, la OpenAI Gym, una piattaforma aperta a tutti e gratuita per velocizzare l'addestramento dei sistemi di machine learning. Nel 2017 poi OpenAI investe $7.9 milioni nel cloud computing, ossia nelle tecnologie per usare appieno server e hardware inviando comandi da remoto. In quest'ambito OpenAI fa la sua prima collaborazione davvero importante. Collabora con Microsoft per migliorare la piattaforma di cloud computing Azure. Ma il passo davvero importante arriverà l'anno successivo, anche se non susciterà così tanta attenzione. Al tempo solo qualche addetto ai lavori ne rimase colpito. Nel 2018 infatti OpenAI presenta per la prima volta il modello di AI Generative Pre-Training Transformer, più noto oggi con l'acronimo GPT. Si tratta di una tecnologia davvero molto ambiziosa. Permetterebbe di creare intelligenze artificiali in grado di generare contenuti originali, non solo di elaborare dati e risolvere problemi, ma cosa senza precedenti. Ma insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E fino a quel momento il GPT è ancora agli inizi. Non è affatto detto che possa funzionare come vorrebbero. Proprio nel 2018 poi arriva un duro colpo ad OpenAI, un colpo che ne avrebbe anche potuto segnare la fine. Elon Musk lascia. Quell'anno Elon Musk, cofondatore e maggior finanziatore del progetto, decide di abbandonare OpenAI. Lo fa abbastanza a sorpresa, come ormai è quasi tipico nel modus operandi del miliardario. Il modo in cui va via, in particolare, lascia perplessi. Infatti Musk diventerà subito molto critico nei confronti del progetto di Sam Altman. Sarà critico anche nei confronti dell'intelligenza artificiale generativa in generale, parlandone come di un vero e proprio rischio per il futuro dell'umanità, allontanando potenziali finanziatori. Sulla carta, quindi, il motivo della decisione di Musk è lo scetticismo
scetticismo nei confronti dell'IA generativa, oltre che anche un possibile conflitto di interessi con Tesla. Tuttavia, secondo Sam Altman e altri membri dello staff di OpenAI, le cose non starebbero così. Quella di Musk sarebbe stata solo una mossa per provare a prendere tutto il controllo del progetto, facendo fuori Sam Altman. Secondo loro, infatti, facendo leva sul suo potere mediatico e sul fatto di essere il maggior finanziatore, Musk avrebbe fatto ad Altman quasi un ricatto. Cioè che se non fosse stato posto alla guida del progetto, se ne sarebbe andato. Altman, però, a quanto pare, non avrebbe ceduto e così Musk se ne sarebbe andato mettendo in pratica le sue minacce. In ogni caso, senza più Musk a bordo, la situazione per Altman si complica. La ricerca sull'intelligenza artificiale, infatti, è molto costosa e non può andare avanti senza poter contare ogni anno su fondi certi e consistenti. Così, per andare avanti senza Musk, Altman trova una soluzione molto semplice. Nel 2019 crea una divisione di OpenAI per scopo di lucro, per vendere prodotti software e avere i fondi per andare avanti. A questo punto, OpenAI assume una struttura societaria abbastanza insolita, quella di una società senza scopo di lucro, OpenAI Inc., che controlla un'altra società per scopo di lucro, OpenAI Global. Ciò gli permette di accedere ai finanziamenti di Microsoft. Microsoft, infatti, compra il 49% di OpenAI Global, della divisione per scopo di lucro. È chiaro che anche loro vogliono rimanere nella partita dell'intelligenza artificiale. La doppia natura di OpenAI, con e senza scopo di lucro, dà una nuova occasione a Musk di attaccare il progetto. Accusa Altman di aver abbandonato la missione iniziale di creare una tecnologia da donare al mondo, che ormai lo fa solo per soldi. Dall'altra parte, però, è proprio per colpa dell'abbandono a sorpresa di Musk che Altman dovette creare una divisione per scopo di lucro. Se non l'avesse fatto, OpenAI avrebbe probabilmente finito i fondi e chiuso poco dopo. Ma nonostante i tentativi di Musk di affossare il progetto, Sam Altman e OpenAI riescono a sopravvivere e andare avanti con la ricerca. E i veri frutti stanno per arrivare. Sam Altman già aveva fama di essere uno degli uomini d'affari più in gamba della Silicon Valley. Ormai i suoi investimenti con Y Combinator avevano fatto la storia. Inoltre è uno dei pochi ad essere riuscito a tenere testa a Elon Musk. Musk che probabilmente si aspettava che Altman, dopo avergli negato il totale controllo di OpenAI, sarebbe tornato da lui col cappello in mano, che gli avrebbe concesso tutto quello che chiedeva, non potendo andare avanti senza i suoi fondi e con la pubblicità negativa. Ma Altman, anche senza Musk, riesce a continuare e i risultati arrivano. All'inizio 2019, Altman presenta una versione migliorata del primo modello GPT, il GPT-2. A fine anno il nuovo modello viene reso accessibile per il pubblico, permettendo di usarlo per creare e addestrare programmi di intelligenza artificiale. GPT-2 nel 2019 è uno dei migliori modelli per la creazione di intelligenza artificiale. Ancora però non spicca in modo evidente sugli altri. Ma poco dopo, nell'estate del 2020, arriva la nuova versione, il modello GPT-3, e questa volta è avanti anni luce rispetto agli altri modelli. È più avanzato, a partire dai comandi in linguaggio umano, che permette sia di generare risposte testuali logiche coerenti e scorrevoli, che immagini e file audio incredibilmente elaborati, e spesso quasi credibili. Per ora però, a rimanerne colpiti sono soprattutto gli esperti, non ancora il grande pubblico. Ora che ha creato un modello efficace come il GPT-3 però, Sam Altman decide che è arrivato il momento di fare un passo decisivo, usare il loro modello per creare dei nuovi programmi basati sull'intelligenza artificiale, e non perde tempo. A gennaio 2021 viene presentato DALL-E, un programma in grado di creare immagini a partire da un semplice comando testuale, da un semplice messaggio. Il messaggio può essere scritto con il linguaggio naturale, senza bisogno di rispettare particolari regole per farsi capire dalla macchina, insomma senza dover codificare. Prima di poterlo lanciare però ci vuole ancora del tempo. Prima di tutto bisogna continuare ad addestrare il programma per evitare errori e correggere eventuali malfunzionamenti. Poi serve organizzarsi su come evitare potenziali problemi legali, visto che per l'addestramento molto spesso c'è la necessità di usare contenuti anche coperti da copyright. Per farlo ci vorrà oltre un anno. Intanto però, a inizio 2022, OpenAI presenta comunque anche i modelli Instruct GPT, basati su GPT-3, che includono nell'addestramento una forte interazione con operatori umani. Modelli questi che dimostrano un livello di comprensione del linguaggio naturale umano senza precedenti, con la capacità di rispondere in modo coerente e completo, come farebbe un umano. Il modello quindi riesce a compiere anche azioni relazionali, come adattarsi al linguaggio dell'interlocutore. Non si limita solo a testi coerenti di senso compiuto o applicabili a specifici campi. Il potenziale, finalmente, è immenso. E infatti a fine 2022 arriva l'evento. OpenAI pubblica i programmi DALL-E
e soprattutto il primo ChatGPT. E questa volta tutto il mondo si rende conto delle potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa. Non soltanto gli esperti, ce lo ricordiamo. A partire da semplici comandi in linguaggio naturale è in grado di fare cose incredibili. Il livello di ChatGPT è senza precedenti. Riesce a imitare quasi alla perfezione il linguaggio umano, riesce a impostare grafici e tabelle per presentazioni con pochissimi errori e riesce a fare molto altro. Basta chiederglielo, dare le giuste indicazioni e addirittura può imparare a fare azioni nuove. Dopotutto, usandolo, impara anche ChatGPT. Arriva un periodo ancora più recente, a inizio 2023. OpenAI lancia ChatGPT 4, molto più avanzato e preciso del precedente e a pagamento, pur lasciando disponibile la versione 3.5 come gratuita. A questo punto il progetto guidato da Sam Altman ha un successo enorme tra il grande pubblico. A soli 5 giorni dal lancio, ChatGPT arriva ad 1 milione di utenti. A settembre 2023, dopo neanche un anno dal lancio, raggiunge i 150 milioni. Nessun programma, nessuna app nella storia ha mai avuto una crescita di utenti tanto rapida. Eppure, nonostante l'enorme successo, per Sam Altman sta per arrivare un momento difficile. Nonostante i risultati eccellenti, a novembre 2023 arriva quella che per quasi tutti è una sorpresa. Il consiglio di amministrazione di OpenAI licenzia Sam Altman. Lo licenzia dal ruolo di CEO e con lui lascia il CDA anche Greg Brockman, uno dei collaboratori più fidati e tra i fondatori di OpenAI. Ma come possono farlo? Altman non è il fondatore? Beh, possono, perché il fondatore non è il proprietario, non ha la maggioranza della società. Può avere delle quote, ma non è detto che il CDA rispetti le sue volontà. Ed è proprio il CDA a estrometterlo. E il CDA viene espresso dai proprietari della società, da chi ne detiene le azioni, le quote. Ora, di OpenAI, non essendo quotata, non conosciamo esattamente come siano distribuite le quote. Ma per capire meglio, prendiamo l'esempio di una società quotata ed un personaggio già comparso in questa storia. Prendiamo Elon Musk e Tesla. Elon Musk non è propriamente il fondatore di Tesla, ma per adesso non approfondiamo questo punto, ne parleremo presto in un altro video. Fateci sapere se vi va di vedere questo video. Comunque, Elon Musk, pur essendo il principale azionista di Tesla, ha solo circa il 20% delle azioni. Ha il maggior peso nel diritto di voto, ma gli altri azionisti, mettendosi insieme, possono scavalcare. Carlo. Almeno possono esprimere più componenti del CDA. Quindi anche Musk con Tesla è sempre obbligato a rendere conto al resto del consiglio di amministrazione. E inoltre, anche tolto il discorso dei voti, si deve evitare di perdere il sostegno degli investitori, soprattutto per continuare ad avere dei finanziamenti degli investimenti. Quindi non è strano che un consiglio d'amministrazione possa allontanare il fondatore. D'altronde, se ricordate la storia, è successo anche a Steve Jobs con Apple nel 1985. Ma l'allontanamento di Altman non va per niente liscio. La motivazione data è che il CEO avrebbe avuto una comunicazione poco limpida con il consiglio e con gli azionisti. Una motivazione abbastanza vaga, che infatti fa scattare una vera rivolta tra lo staff di OpenAI. Altman, dopotutto, è molto amato e molto stimato dai dipendenti. Così, buona parte dei professionisti di punta dell'azienda scrive lettere infuriate ai consiglieri d'amministrazione. Tantissimi minacciano di licenziarsi se Altman non sarà reintegrato. Alcuni addirittura chiedono le dimissioni di tutto il consiglio. Nel frattempo, Sam Altman, ex CEO, e il suo collaboratore Greg Brockman non restano per strada. Pochi giorni dopo il licenziamento, infatti, Microsoft offre ai due un ruolo a capo del loro dipartimento per l'intelligenza artificiale. Se non lo volete voi, ce lo prendiamo noi. Un ottimo lavoro, certo, ma Altman sa che non avrebbe mai avuto con Microsoft la stessa autonomia che aveva con OpenAI. Tuttavia, accetta l'incarico, ma non fa nemmeno in tempo a iniziare. Diventa chiaro che con il rischio di una fuga dei dipendenti e Altman da Microsoft, per OpenAI sarebbe stata la fine. Anche visto che i dipendenti in fuga sarebbero stati subito assunti, oltre che da Microsoft, da Google dalle altre big tech. Così, solo un giorno dopo l'annuncio dell'offerta di lavoro da parte di Microsoft a Sam Altman, il consiglio di amministrazione di OpenAI reintegra Altman come CEO e Brockman come consigliere. E nel farlo, quasi tutti i precedenti membri, rappresentanti degli azionisti e dirigenti apicali, si dimettono. Altman ha vinto. Dovrà sempre rendere conto agli azionisti, primo tra tutti proprio Microsoft, che ha la metà delle azioni della divisione per scopo di lucro. Tuttavia, può continuare a guidare la sua barca in autonomia. E così Sam Altman, mentre sta pian piano diventando famoso al pari di personaggi come Bill Gates e Steve Jobs, può annunciare il suo nuovo progetto. Qualcosa di così ambizioso da far impallidire ChatGPT. Di che si tratta? Semplice. Vuole creare un'intelligenza artificiale completa, in grado di svolgere, oltre alle attività di calcolo tipiche di un computer, ogni funzione cognitiva della mente umana. Insomma, un'intelligenza artificiale in grado di replicare appieno tutte le operazioni del cervello umano. Riuscirci però sarà un progetto enorme. Tramite alcuni fondi, il vecchio Hydrasen Capital, a cui si sono aggiunti anche Apollo Project e l'Altman Capital, il fondatore di OpenAI investe in realtà che stanno sviluppando le tecnologie necessarie al suo programma. Per esempio c'è Helion Energy,
per la fusione nucleare, visto che Altman prevede che per l'intelligenza artificiale completa servirà un'enorme quantità di energia. Investe in realtà specializzate nel cloud computing come Rescale. Ha finanziato anche Worldcoin per creare dei sistemi blockchain in grado di certificare l'identità per via digitale tramite la retina, in modo da contrastare la possibile diffusione di contenuti falsi, anche video, generabili con l'intelligenza artificiale. Ma il punto forte è l'entità degli investimenti che, secondo Altman, serviranno per realizzare la prima intelligenza artificiale completa. Per gli impianti di produzione dei chip, le infrastrutture energetiche, tutto il necessario per creare questo nuovo settore, Sam Altman dichiara che serviranno dai 5.000 miliardi ai 7.000 miliardi di dollari. Ragazzi, sono cifre incredibili. Già 5.000 miliardi è più del doppio del PIL italiano e si tratterebbe di gran lunga del più grande investimento della storia in un singolo progetto. E se sia giusto e necessario per finanziare un progetto così ambizioso, lo lascio a voi, che io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Startup Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!